Quando potremo realisticamente aspettarci una nuova console di casa Nintendo? Come sarà questa console? Io sono Davide, ma voi potete chiamarmi Vix, e ci tengo a fare questo breve video per commentare velocemente una dichiarazione recente di Nintendo. Sto parlando della dichiarazione secondo cui Nintendo non avrebbe intenzione di sviluppare una nuova console fino a quando non sentirà l'esigenza di creare un nuovo tipo di esperienza. Questa notizia è un po' scottante perché è da già un paio d'anni che ormai si aspetta quantomeno un upgrade di Nintendo Switch, che invece non è mai arrivato. È arrivata Nintendo Switch OLED, che però non è un upgrade a livello hardware, ha soltanto uno schermo migliorato, sicuramente apprezzato, sicuramente gradevole, ma sicuramente non è il tipo di aggiornamento che tutti quanti si aspettavano. C'erano stati numerosi rumor relativamente all'arrivo di una Switch Pro e invece siamo stati tutti quanti disillusi con l'arrivo della OLED. Questo cosa dovrebbe farci pensare? Che Nintendo voglia mantenere Nintendo Switch in vita ancora per molto tempo? A questo punto l'unica risposta che mi viene da darmi è sì. Perché nonostante tutti quanti si aspettassero un cambio generazionale già dopo 5-6 anni dalla Switch, c'è da considerare che Nintendo Switch è una console veramente molto apprezzata e immagino che Nintendo, dopo il fiasco di Wii U, abbia paura a fare un nuovo cambio generazionale dopo una console tanto apprezzata. Non solo, a far pensare che Nintendo voglia mantenere ancora per almeno altri 2-3 anni Nintendo Switch sono anche i giochi annunciati. Ragazzi, se ci pensate, è raro che Nintendo facesse uscire due capitoli principali della stessa serie sulla stessa console. Invece stiamo vedendo arrivare Splatoon 3, nonostante il 2 sia stato uno dei primi giochi su Nintendo Switch, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, nonostante il primo sia stato un gioco Wii U, diciamo, poi portato anche su Switch, in realtà li hanno fatti uscire in contemporanea, è rarissimo che un gioco di questa portata di The Legend of Zelda venga fatto uscire sulla stessa console. In genere Nintendo nella stessa generazione fa uscire un titolo principale di Zelda e poi uno parallelo minore sostanzialmente. Non solo, stiamo vedendo arrivare Xenoblade Chronicles 3, nonostante il 2 sia stato una delle più grandi novità di Nintendo Switch all'inizio del ciclo vitale della console. E infine stiamo vedendo arrivare anche una serie di DLC di Mario Kart che lasciano presagire che non ci sarà per ancora un bel po' di tempo un Mario Kart 9. Questo perché? Perché fino alla fine del 2023 saranno distribuite 48 piste che sì, sono riprese da vecchi giochi di Mario Kart, sono stati sostanzialmente rimasterizzati, però sono sempre nuove piste che vanno a raddoppiare praticamente il contenuto di Mario Kart 8, lasciando presagire che poi la coda del prodotto di Mario Kart 8 debba essere abbastanza lunga. Sicuramente il gioco non morirà lì alla fine dell'uscita dell'ultimo DLC. Se ci pensate, quindi, Nintendo Switch sta sfoderando tutte quante le sue cartucce più forti, tutte quante le sue IP più forti, proprio adesso, ed è difficile pensare che a breve possa uscire una nuova console di casa Nintendo che quindi sarebbe priva per diversi anni proprio di queste IP, perché sicuramente non uscirebbe imminentemente un nuovo Zelda, un nuovo Bayonetta, un nuovo Splatoon. Quindi io temo che sia vero, che dovremo aspettare ancora parecchio tempo per una nuova console di casa Nintendo. Qual è però il punto? Che questa dichiarazione di Nintendo, dal mio punto di vista, non ha molto senso. Ovvero, Nintendo ha dichiarato che vorrebbe aspettare di trovare un nuovo tipo di esperienza da proporre prima di far uscire una nuova console. Ma di che genere di esperienza stiamo parlando? Nintendo è sicuramente famosa, ovviamente, per introdurre soprattutto giochi esperienziali. Basti pensare al successo di Wii, che è stato dovuto a Wii Sport, che era un gioco che metteva per la prima volta seriamente in ballo un discorso di movimento, un discorso di essere, di giocare fisicamente per poter giocare all'interno del gioco virtuale. E questo concetto è stato poi rafforzato nel tempo. Non solo, Nintendo è sostanzialmente la madre delle console portatili, del concetto che hanno attualmente le console portatili, perché ha sempre voluto fare in modo che il videogioco potesse accompagnare il giocatore. E Nintendo Switch è stato un po' il coronamento di questo tipo di esperienza, perché è una console che appunto puoi tenere fissa a casa, però puoi staccare e portarla con te. Diciamo che ha completato quello che doveva essere la Wii U, ha reso concreto quello che voleva essere la Wii U, purtroppo fallendo per vari motivi, anche semplicemente le vendite che sono state molto scarse. È anche vero però che se ci pensate, Nintendo Switch ha introdotto sostanzialmente solo questo discorso della console ibrida, perché il Rumble HD dei Joy-Con alla fine è una funzione che non è mai stata utilizzata, gli infrarossi del Joy-Con non sono mai stati utilizzati, ma vengono poco utilizzati e l'esistenza stessa di Switch Lite è la prova, anche i sensori di movimento. Di fatto la Switch, come unica caratteristica peculiare a livello di esperienza, ha l'essere ibrida. Ma allora mi chiedo,
qual è questo tipo di esperienza che Nintendo vorrebbe ricercare? Onestamente, viene difficile pensare a un'altra console, a una nuova console, che possa prendere le redini di Nintendo Switch e ulteriormente aumentarle di livello. Nintendo Switch fa già bene quello che vorrebbe fare Nintendo, e da qui nasce la dichiarazione. Però qual è il problema a questo punto? Il problema è che Nintendo ha un comportamento abbastanza anacronistico. Perché, ok, è giusto pensare al discorso esperienziale quando hai puntato tutto il tuo comparto titoli su quello sostanzialmente, ma è anche vero che nel momento in cui i giochi iniziano ad assumere una forma sempre più classica, tra virgolette, perché di fatto mettendo la Switch nel dock e prendendo il controller in mano si ha una classica esperienza di gioco, anche se lo si ha chiaramente con l'IP di Nintendo. Però alla luce di questo, semplicemente il discorso esperienziale lascia un po' il tempo che trova e si rischia soltanto di cadere in una grandissima limitazione hardware che Nintendo Switch ha. Nintendo Switch in questo momento causa la sofferenza di giochi che potrebbero essere immensi, ma anche lo stesso Zelda potrebbe essere un gioco completo sotto tutti i punti di vista e nonostante graficamente sia molto gradevole potrebbe essere ancora meglio, ma non può esserlo perché è limitato dalla potenza di Nintendo Switch, che nonostante sfrutta benissimo la fisica in The Legend of Zelda magari potrebbe essere ancora migliore, magari non vedremo alberi che si tagliano e altri no. Oppure il recentissimo caso di Leggende Pokémon, che è un gioco che sotto tutti i punti di vista, quasi tutti i punti di vista, porta dei miglioramenti che tutti i fan di Pokémon avrebbero voluto vedere, ma in un mondo di gioco non credibile, non credibile proprio da un punto di vista estetico, da un punto di vista di impatto visivo. Per il resto, invece, come world building, come disposizione dei Pokémon secondo una logica, è molto ben fatto e per questo fa arrabbiare poi vedere che il lato tecnico sia così carente. Quindi niente, questa voleva essere solo una riflessione per prendere atto che probabilmente è vero, dovremo aspettare ancora tanto tempo per una nuova console di casa Nintendo. Ma mi chiedo quanto abbia senso. Alla fine, secondo me, questa dichiarazione di Nintendo è stato semplicemente un voler mettere le mani avanti per non rinunciare a tutta la base installata, giustamente, che attualmente, ma così facendosi si preclude anche la possibilità di avvicinare nuovi studi di terze parti che avrebbero sviluppato molto volentieri altrimenti su Nintendo e anche la possibilità di migliorare ulteriormente i giochi di casa Nintendo stessa. Poi per carità, sicuramente si parla già ad oggi di funzioni come il DLSS anche sul console di casa Nintendo, così da poter migliorare anche in un form factor ridotto le prestazioni, ma sono tutte cose in divenire. Quindi io non so se questa onestamente sia la scelta giusta. Possiamo soltanto prenderne atto e farci andare bene questo. Sicuramente avremo ancora tanti bei giochi da godere su Nintendo Switch. Semplicemente mi dispiace che non ci sia stata almeno una versione di mezzo per poter dare almeno a quelle persone un po' più appassionate quella piccola potenza in più che gli avrebbe fatto tamponare in qualche modo queste grandi carenze tecniche di Nintendo Switch.